dichiarato. Ma tu vieni a casa mia e dici che questa cosa è tutta manipolata ed è una buffonata, ti chiedo. Da chi? Ma se scusami, Barbara. Rispondi, da chi? Non lo so da chi. Siete più bravi voi di me, io non lo so. Il giorno che hai incontrato Fiore Argento, vi siete baciati? No. Ho un falso. No, ragazzi. No, no, no. Questa macchina ha fatto il tagliando quest'anno? Ha il bollino blu? Andiamo avanti. 2020? Hai mai tradito Antonella Elia? No. È un falso, lo vedete anche voi. Basta. Non dovevo venire, Piero, ho sbagliato, mi dispiace, non dovevo venire. Stacchi i denti. Non dovevo venire perché è una buffonata. Ci mancherai. Prego. Ci mancherai. Non dovevo venire, mi dispiace. Però, è tutto Piero, manipolato, Antonella lo sa. Poi glielo spiegherò io. Aspetti, io sono in un posto, sono a casa tua, non sono a casa mia. Certo. A casa mia e lo so io. E quindi tu stai dicendo che io qui ho una dichiarato buffonata, delle cose vere e sono uscite false. Quindi per quindi farmi apparire a me bugiardo con la mia donna domani quando quando ci sarà il Grande quindi Fratello. Quindi qualcuno va bene, qui va l'ha bene fatto apposta? Quindi io l'ho fatto apposta. Ma non dico te. Beh, sono io qua, eh. Live non è la D'Urso, si chiama, non Live non è delle Piane. Live non è la D'Urso, quindi sono io. Okay. Che ho manipolato. Vabbè. Barbara. Io ho manipolato. Io le cose che ho dichiarato e sono uscite false sono vere, purtroppo. Va bene.